Lo so, fatti tu. Un bilancio di questo Sì. summit e una riflessione sulla richiesta di Zelensky di togliere i limiti agli attacchi in Russia. Guardi, allora intanto il bilancio del vertice era un vertice molto importante, come sapete si celebrava quest'anno il 75° anniversario dalla nascita dell'Alleanza Atlantica. Penso che il modo migliore, che non potesse esserci modo migliore di celebrare questo anniversario che non facendolo allargando il nostro perimetro. Quest'anno era il primo vertice al quale partecipava il 32° alleato, quindi la Svezia, ma credo anche che fosse molto importante di fronte a uno scenario che sta velocemente mutando, dare risposte concrete a quello scenario che muta. Quelle risposte sono state date, ci sono nelle conclusioni di questo vertice diverse cose importanti, chiaramente a partire dal tema dell'Ucraina, pur continuando a ribadire che la NATO non è in guerra con la Russia. Ci sono nelle conclusioni strumenti di sostegno importanti per l'Ucraina, sicuramente il tema di un migliore coordinamento degli aiuti che si inviano e anche dell'addestramento che viene fatto, sicuramente l'impegno a aiuti in linea con gli anni passati, anche se poi i numeri sono un po' diversi da quelli che ho letto, diciamo così, nelle ricostruzioni. Parliamo di contributi volontari, non obbligatori, ma insomma si conferma che l'Alleanza Atlantica continuerà a sostenere l'Ucraina contro la guerra di invasione russa per tutto il tempo che sarà necessario.